valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. Ma ben ritrovati cari amici, ma che bello, la valigia degli artisti quest'oggi, si riparte con un nuovo avvento, sono molto contento, anche perché quest'oggi abbiamo un ospite meraviglioso, un caro amico, una persona che stimo molto, un collega, ma vi presento chi è subito dopo la pubblicità, vai! GoHair presenta il rituale coccole d'autunno, in omaggio, pensate che prima era un trattamento che costava 11 euro. L'autunno è un periodo della caduta dei capelli e GoHair realizza di offrirvi un trattamento che previene la caduta stagionale dei capelli, accompagnato da un bel massaggio sulla poltrona Relax. Da GoHair il rapporto qualità-prezzo è imbattibile. Prezzo taglio donna 12 euro, piega donna 11 euro, taglio uomo 11 euro e pensate poi il decimo è in omaggio. GoHair, un mondo di bellezza. Ma ben rientrati, ben ritrovati cari amici della valigia degli artisti, vai, un bel applausino, ci sta, certo. Beh, come vi dicevo poc'anzi, quest'oggi è una puntata molto 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 bella, anche perché è una persona che stimo molto, un collega, su questa emittente chiaramente fa una trasmissione che partirà l'8 ottobre, mi raccomando, ma vi svelo l'ospite aprendo subito le danze, vai! Sotto il sole. E allora, cari amici della valigia degli artisti, quest'oggi in puntata non poteva mancare chiaramente il rappresentante di questa trasmissione Wonderful che va in onda a partire dall'8 ottobre alle ore, poi ce lo dirà lui chiaramente. Abbiamo niente proprio di meno che in ospite in studio quest'oggi Carmelo Monteleone. Grazie Rudy, grazie di avermi invitato nella tua bellissima trasmissione. Non smetterò mai di dirlo perché è bellissima, sei, è bellissima. Sei troppo caro, troppo generoso, complimenti, ti ringrazio. Che bello rincontrarti, caro Carmelo. È un grande piacere. Io di solito quando ci sentiamo a livello telefonico chiamo sempre Melo, ciao Melo, è vero. Però è giusto dire il nome completo anche perché... Va benissimo. Ti puoi permettere di tutto, ti stai un attimino riprendendo la padronanza dell'audizione per poi iniziare questa bellissima avventura che partirà l'8 ottobre alle ore... 19:30. Pensate un po', è una diretta. Per cui tutte le domeniche, mi raccomando, vi dovete incollare sulla poltrona, sul vostro divano, a guardare Zanzaro. Zanzaro viene trasmesso alle ore 19:30, proprio nel momento clou della cena. Per cui ceni e ti diverti. Perché Zanzaro, bravo, sì, certo, ci sta. È di brutto anche. Zanzaro, poi è una trasmissione, cari amici da casa, è una trasmissione molto divertente perché sparla un po' di tutto, cioè quali saranno gli argomenti che tratterete in questa nuova stagione di Zanzaro? I nuovi argomenti dovremmo inserire qualche gioco, dovremmo coinvolgere il pubblico a casa. È una prima cosa, infatti stiamo facendo le ultime riunioni per decidere su che cosa fare, cosa non fare. Le idee sono queste, nuovamente un gioco e poi trasformare un attimino il nostro programma. Tanti sketch chiaramente. Noi dobbiamo far divertire le persone a casa, devono ridere, devono stare bene. Anche perché la domenica è un giorno meraviglioso e se si chiude in allegria, penso che sia un weekend fantastico. Ci può stare, vero? Facciamo partire. Un grande applauso, ci sta, vai! Yeah, yeah, wonderful! Bene, caro Carmelo, la cosa che mi incuriosisce molto allo stato attuale, veramente, ci sono delle novità. Ci sono delle novità. Ricordiamo, voglio dire, un po' l'organico che forma, diciamo, Zanzaro. Vuoi raccontarci un pochettino? Allora, l'organico è composto da Fabio Taormina. Ciao Fabio. Un grande applauso. Ciao Fabio. Un grande artista, grandissimo. Un grande presentatore. Anzi, devo fargli delle scuse per delle cose, te le faccio pubblicamente. Scusa Fabio, non era per me, ma ti voglio bene sempre, lo sai. Voglio dire, è stata una questione un po' così, un po'. Vabbè, ti chiedo scusa. Poi c'è il mitico, famosissimo Luca Gatta. Grande che fa Luca, la voce wonderful, fuori campo. Un applauso a Luca Gatta. Vai.
E poi c'è la new entry, la novità dell'anno, della stagione. Sì, che è una bellissima mora, mora, bellissima. Qua alta. Comincia a incuriosirmi un pochettino. So già sul pezzo, raccontaci un po'. So già che è una tua ospite nella prossima puntata. Ma davvero mi fai questo regalo? Faccio questo regalo? Ma questa è generosità, lo stato puro, se vogliamo. Ci mancherebbe. Ma davvero? Senti, come si chiama questa new entry? Perché allora, la scorsa... si chiama Laura Esposito. Laura Esposito, ho capito. Che non è di Bolzano, Esposito, è molto campano come cognome, se vogliamo. No? Cioè... Penso che abbia origine campana, però non sono sicuro, Ma perché cioè, chiaramente la Gaia non c'è più allora a questo punto. Sì, quest'anno la Gaia non c'è più, ci ha lasciato. Per che peccato, mi dispiace. Sì, dispiace. Comunque però. Sarà sicuramente un'ottima scelta perché tu hai l'occhio lungo in queste realtà. Curata e mirata, scelta curata. Poi da casa mi diranno in corso della stagione, diranno se l'ho azzeccata, l'ho scoperta io, non l'ho scoperta io. L'ho scoperta io a Zanzaro. Allora, qua, ecco che partono qua. C'è anche la nostra Grace. La Grace sarà sempre con noi. Insomma, resterà improntato come era più o meno. Il format è quello. Ormai è consolidato, funziona e va bene come. Come format, per cui resterà nella stessa più o meno nello stesso livello. Certo, ascoltami, Luca Gatta, che innanzitutto facciamo partire veramente anche un applauso per Luca Gatta, che è un grande professionista. Gentilmente, se si può, grazie, molto gentile. Vediamo se c'è un'immagine di Luca Gatta. Luca Gatta è un grande doppiatore cinematografico, chiaramente anche attore, è un bravissimo attore, perché ho visto dei Chuck, molto bravo. Riesce molto a esprimere col viso, entra molto sul pezzo, mi piace molto quel personaggio lì perché è veramente è uno che ci sa fare. È il suo mestiere, fa solo quello. Lo fa bene. Tanta fortuna Luca Gatta. Senti, allora, cosa ti aspetti di questa new adventure di Zanzaro? Ma mi aspetto prima di tutto la simpatia e dei nostri telespettatori che ci guardano a casa, che è la cosa più importante, perché l'occhio vuole anche la sua parte. E poi che lei si sente a suo agio, perché lei ha trovato una famiglia a stare in mezzo a noi, sicuramente. Ancora non lo sa, ma però lo scoprirà andando avanti nella stagione. Poi piano piano si impara, cioè non è che, voglio dire, insomma... Sì, sì. Io ho 30 anni di musica dal vivo e mi sono messo a fare questo mestiere. Chiamiamolo così, passione, perché mestiere, onestamente, carta moneta in tasca non me ne entra, parliamoci chiaro. Ma la passione di entrare nelle case degli italiani del Nord Italia e sul canale YouTube, voglio ricordarvi al termine di questa puntata andrà sul canale YouTube La Valigia degli Artisti Original by Rudy. Voi potete guardarla quanto volete, mi raccomando, cliccate, mettete un like, fate quello che volete, che è sempre un piacere. Sì, grazie, certo, ci sta, sono molto contento di questo. Senti, caro Melo, chiamo Melo chiaramente. Sì, va bene, ti concedo. Ascoltami, una cosa che volevo chiederti, quest'estate cosa hai fatto? Ma quest'estate, come ben sai, io vado sempre al mio paesello. La Calabria. In Calabria, dove cerco di rilassarmi. Io cercherei di rilassarmi, ma mi viene un po' difficile, anche perché gli amici ti vengono a trovare, ti fermano, ti chiedono la trasmissione come va, come non va, ti posso venire a trovare in studio, insomma... Passi le giornate così, al bar con gli amici, col caffè, poi l'amico che si fa, insomma... La birretta di turno. Io birretta ne bevo poca. Lo spuntino, l'aperitivino, la cena, il pranzo. Insomma, ho cercato di rilassarmi. Il colore ancora ce l'ho, per cui mi sono abbronzato. La melanina allo stato avanzato. Il sangue è buono, non smente mai, non mente mai. Non no? mente mai. Tra 10-15 giorni perderemo il colore, però va bene, ancora lo riesco a tenere. Un lampadozzo alla settimana. No, mai, sono contrario alle lampade. Io non è che mi faccio le lampade, sono le lampade che mi fanno. Sono lampade che mi fanno. Senti, caro Melo, dimmi. La cosa più che mi incuriosisce, ma da quanto tempo va avanti questa avventura di Zanzaro? Zanzaro
È sul... in televisione, che gestiamo in televisione, che conduciamo programmi televisivi, sono 7 anni. Wow. È la settima puntata. La settima edizione. Settima edizione. È da 7 anni che conduciamo questo programma, sempre in evoluzione, perché non si ferma mai, c'è sempre qualcosina nuova, c'è sempre da migliorarsi, per cui ogni tanto riusciamo a aggiungere qualcosa o migliorarci in alcune cose che eravamo un attimino... Certo. Cioè, meno favorevoli. Cioè. Da 7 anni e con grande successo. Sì, perché infatti perché siamo qua. Stavo arrivando al momento clou, no, di questa intervista, di questa chiaramente informazione che diamo ai cari amici da casa. Che Zanzaro lo vedono in Australia, lo vedono in America, lo vedono in Canada. Grazie allo streaming, siamo seguiti in tutto il mondo. Perché tanti compaesani che sono l'affetto, la non parola. Solo, ma perché piacere. Poi solo il passaparola, certo, tra amici e amici. Che ti faccio un esempio: in Canada abbiamo un gruppo di fan che ci guardano tutte le domeniche. Poi che succede? Col passaparola, con gli amici, tra italiani e italiani che non conosciamo, che non sappiamo chi, ci guardano e ci scrivono. Cioè, questa è una bellissima cosa. Ma sai perché? Perché c'è un detto che dice: una parola vale più di 1000 manifesti, 10.000 manifesti. Perché se te lo dico io, lo guardi, se tu lo leggi. Non è la stessa cosa. È la stessa cosa succede anche in Australia, è la stessa cosa succede in America. E quali sono i commenti che ricevete in merito? Ma sono sempre positivi, non sono mai negativi, hai capito? Ma c'è qualcuno che rimpiange la tanto amata Italia, la tanto sì, amata c'è regione? Qualcuno, sì, sì, qualcuno. E quali sono? Hanno sempre quella nota di nostalgia. Della propria terra. Ci mancherebbe terra, altro, anzi è il minimo, perché il minimo, non bisogna mai dimenticare le proprie origini, anche se... Purtroppo il destino ha portato ad emigrare per motivi di lavoro e quant'altro. Poi devo dire che tanti italiani all'estero hanno fatto anche fortuna, tanta fortuna. Ti faccio un esempio. Ieri, l'altro giorno, ho scoperto che in Brasile ci sono 14 milioni di italiani. Pensa a te. 14 certo. milioni di italiani in Brasile. Certo. Puoi immaginare quanti ce ne sono in America. In America penso che siano 50 milioni di italiani. Italiani, 50 milioni. Ma l'America e gli Stati Uniti cosa fanno? 200 milioni? 300. Vabbè, calcola però, allora, di terza generazione, perché certo. È sempre cittadino italiano. Sì, però degli emigranti dell'Ottocento, voglio dire, parlano sì. o il dialetto o l'americano. L'italiano non lo conosco. No, la maggior parte penso che parlano l'americano, l'inglese. Sì, parlano il dialetto. In casa, c'è cioè, una famiglia siciliano, calabrese, sì, sì. napoletano, parlano il loro dialetto o parlano l'americano. Sì. L'italiano non lo conoscono. Perché è normale, perché essendo emigrati nel fine 800, primi 900, il bisnonno, il papà e poi il figlio, chiaramente, l'italiano non è stato portato avanti, è stato portato avanti il dialetto, perché si parlava in casa il classico dialetto, e l'americano per comunicare con guarda, mi è capitato un caso di un ragazzo che ci scrive in inglese, perché per cui lui è italiano, e ho capito che è di terza generazione, ma in italiano sa dire una parola, e si è confidato scrivendoci, dicendoci che vorrebbe venire in Italia a vedere dove era nato suo nonno, dove certo. che non ci azzecca niente con Zanzaro, però sai, è uno sfogo che... No, ma è proprio vero, è proprio vero. La distanza, la lontananza, come diceva la canzone... di Domenico Modugno, no? Voglio dire, insomma. Bene, che dire? Sono allora molto io darei questo appuntamento. Lo ridiamo gentilmente ai allora telespettatori. Io mi raccomando, signore e signori che ci state guardando in questo momento, tutte le domeniche sera alle 19:30-19:35 ci sarà Zanzaro, per cui non perdete questo appuntamento. E non prendete impegni, mi raccomando, rilassatevi davanti al televisore e guardateci. Bene, allora che dire, a questo punto andiamo un attimo in pubblicità, vai. GoHair presenta il rituale coccole d'autunno in omaggio. Pensate che prima era un trattamento che costava 11 euro. L'autunno è un periodo della caduta dei capelli e GoHair realizza di offrirvi un trattamento che previene la caduta stagionale dei capelli, accompagnato da un bel massaggio sulla poltrona Relax. Da GoHair il rapporto qualità-prezzo è imbattibile. Prezzo taglio donna 12 euro, piega donna 11 euro, taglio uomo 11 euro e pensate poi il decimo è in omaggio. GoHair, un mondo di bellezza.
Artisti, ben entrati. No, la cosa che mi è sfuggita prima, ma il ruolo di Luca Gatta, quale sarà? Quello di rimanere dietro le quinte? Sì, dietro le quinte, perché lui ha una bellissima voce. Certo, si molto bene, posata. Poi sai che è molto ironico, è un cabarettista, un cabarettista nato. E allora lui sarà dietro le quinte a punzecchiarci. Un attimino. Senti, Fabio ha qualche ideuzza nuova da portare a Zanzaro? Per Fabio ha sempre idee nuove, ha sempre idee grande, nuove, ed è un grande. E forse ci sarà un'idea sua. Un'idea sua che porteremo per tutta la stagione. Non la posso svelare. Lasciamo così, perché almeno così diamo più curiosità ai telespettatori. Sì. Almeno sono, diciamo, Ma la sorpresa più bella è Laura Esposito. Laura Esposito. È tutta da scoprire. Allora, visto che sarà in puntata, cosa che mi fa molto piacere, come hai arruolato questa nuova presenza in Zanzaro? Siamo amici, per cui frequentiamo lo stesso bar dove ci andiamo a prendere il caffè. Allora una mattina, parlando di qua, lei ci segue tanto, ci segue tantissimo, allora gli ho detto: ma guarda, gli faccio io, hai tutte le qualità per diventare una presentatrice televisiva, ti andrebbe di presentare con noi Zanzaro? Allora ci ha pensato un po', qualche mesetto, poi una mattina mi arrivò un messaggio strano dicendomi: Carmelo, sto, non mi ricordo la frase, ci ho pensato. Ma io ho detto: a cosa? Yes, weekend, si può fare. Si può fare. L'ha ricontatto, mi dice: guarda, la tua proposta mi piace. Allora, via, proviamo. Dai, io spero che sia una bella stagione, cosa che ti auguro. Grazie, Rudy. Col cuore, come sempre. Speriamo. In bocca al lupo. Che crepi il lupo. Ci ha un po' stancato, ormai bisogna fare veramente i numeri. Cosa che ci auguriamo, che sia un'ottima stagione, un ottimo lavoro, chiaramente, che ti auguro. Grazie, a te, tutto lo staff. Che contraccambio per la tua trasmissione, perché è bellissimo. Grazie. Non smetterò mai di dirlo, perché è bellissimo e sei bravissimo. E sei bravi, un vero professionista. Come, se metti il mio imbarazzo tu non riesce nessuno. Grazie mille. Niente, che dire. Allora, a questo punto, dopo questa bellissima chiacchierata, mi raccomando, cari amici da casa, non è che ci possiamo dimenticare che l'8 ottobre 19:30 in diretta inizia Zanzaro. Non dobbiamo dimenticarci, perché qua su questa emittente chiaramente basta sintonizzarsi e parte questa ora 19 un'ora e mezza di diretta. Di allegria, di simpatia e divertimento allo stato puro. Che dire, allora apriamo subito le danze, vai! Che dire quest'oggi, cari amici? Alla valigia degli artisti, in preparazione, in fermentazione per questa nuova stagione di Zanzaro. Con noi è passato a trovarci e ho avuto l'onore, il piacere di avere in trasmissione, signori e signori, niente proprio di meno che Carmelo Monteleone. Grazie. E per voi, cari signore da casa, per un giorno migliore, un delicato fiore. Ciao, alla prossima. Ciao. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.